Negli ultimi tempi ci sono state molte allerte meteo e danni molto diffusi. Le spaventa il fatto che questi danni siano sempre più violenti? Sicuramente sì, è una cosa che non fa Sicuramente piacere. sì, perché sta cambiando proprio il modo degli effetti del clima. In parte sì, anche perché qui in Italia non siamo molto attrezzati riguardo a questo, quindi i danni potrebbero essere, insomma, letali, si può dire. Secondo lei è dovuto ai cambiamenti climatici? Ma probabilmente sì, perché questi effetti meteorologici non si sono mai visti o manifestati in maniera così violenta. Beh, sì, diciamo che comunque anche quello influisce molto su questo. Ma sembrerebbe di sì, da quello che ci dicono, quindi immagino che sia da riconducibile ai cambiamenti climatici, immagino di sì. Secondo lei si può fare qualcosa per fare in modo che questi eventi diminuiscano e per proteggerci meglio? Questa è una domanda da un milione di dollari. La soluzione tampone potrebbe essere quella di piantare il più possibile immediatamente alberi che non risolvono assolutamente il problema, ma lo aiutano. È stato fatto un documento di Kyoto, quindi bisognerebbe migliorare l'ecosistema a partire dal differenziato, ad essere tutti un pochino più precisi al In mondo. grande bisognerebbe fare più cose o dovremmo tutti insieme, visto che siamo tutti e facciamo tutti parte di questa società, riuscire a risparmiare quel che si dice risparmio energetico. Invece fa qualcosa per diminuirli? Io inconsciamente devo dire, non perché sono un paladino, uso pochissimo la macchina, per cui nel mio piccolo direi di sì. Nullo poco, cerco di rispettare l'ambiente il più possibile, insomma. Boh, cioè davvero non so che dire.